un'affermazione del genere, Edison è contemporaneo di Tesla. Edison disse: cosa cazzo stai proponendo di fare tu? Vuoi trasmettere l'elettricità attraverso le rete? Io che cazzo ci faccio con le miniere di rame? L'elettricità deve passare attraverso il rame. Ma lo sapete, c'è dispersione di energia al 30-40% perché la sostanza del rame per con vibrazione interna è contrastante con le subarmoniche dell'elettricità e allora il 40% si disperde. Grazie ad Edison che doveva guadagnare, ma questi sono psicopatici. Noi siamo governati da un mondo di matti, delinquenti, cerebromesi e stiamo zitti a osservarli invece di dire: voi dovete andare in un manicomio criminale, dovete essere curati dallo staff di psicologi e psichiatri più importanti e più avanguardia del mondo, perché forse non c'è più nulla da fare con voi, vi divertite solo a uccidere. Questo bisognerebbe dirgli a questi, semplicemente per avere che cosa? Più carta igienica in casa, perché il dollaro è carta igienica, lo sapete, non vi fate più dare dollari, il dollaro non vale più niente, è stato stampato agli USA il dollaro, ormai è carta igienica, anzi io preferisco la carta igienica, non voglio dollari, perché Rothschild ha fatto le guerre dalla seconda guerra mondiale, dal post seconda guerra mondiale, da 60 anni a oggi stampando denaro, 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 denaro. Ecco perché l'Iran non vuole più dollari, ma l'euro è peggiore. Attenzione, l'euro in 8 anni si è svalutato del 50%. Chi aveva 100 milioni di lire si poteva acquistare una piccola casa 10 anni fa. Oggi non acquisti nemmeno mezza casa con 50.000 euro. Ci siamo ritrovati la metà dei nostri risparmi dall'oggi al domani. Ed era già tutto programmato, anche lo scrive, sapete? E dice che euro significa Union Europe Reptilian Order, cioè l'ordine rettiliano dell'unità europea. Lui indica con rettiliani queste persone che non hanno coscienza, non hanno anima e lavorano solo con il cervello animale. La parte R del cervello che abbiamo tutti, che è la parte più antica del cervello dell'uomo, che è quella legata alla... Voglio dominare, voglio dominare. Si sentono contenti solo quando provocano stragi e dominano. Io ho il potere di vita e di morte su di te. È questo che li rende felici. Facciamo le ultime domande e poi dopo ci andiamo in pizzeria. Ma non andiamo avanti e poi una domanda. No, qualche domanda un po' positiva. Diciamo, l'argomento del cuore del cattivo è sempre un argomento misterioso. Quindi, diciamo, volevo sapere se secondo te questi due elementi, diciamo, sono gestiti da una scelta, questi due comportamenti, oppure sono qualcosa di... Dell'uomo in generale, dici? Nella... Vabbè, limitiamoci all'uomo, se no l'argomento è da sottovasta. Io credo che sia sempre un processo di manipolazione mentale, attenzione, perché basta osservare i bimbi cinesi, giapponesi, russi, israeliani, musulmani che giocano tranquillamente insieme, di diversi colori, neri, gialli, rossi, bianchi, non fanno nessuna distinzione, giocano allegramente. Sono i genitori già che hanno avuto il cervello plagiato che cominciano a dire: tu hai giocato con un negro? Tu ti vuoi sposare con una negra? Tu ti vuoi sposare con un musulmano? E così via. I musulmani fanno ancora peggio perché, attenzione, ma non grazie alla Chiesa di Roma, attenzione, questa è una cosa che bisogna sottolineare, grazie ai movimenti rivoluzionari che ci sono stati in Europa, il cattolicesimo, che nell'undicesimo secolo era peggiore della religione musulmana oggi, ha dovuto cedere ai movimenti rivoluzionari, e c'è stata la rivoluzione in Francia, c'è stata la rivoluzione in Russia, c'è stata la rivoluzione in Cina, non poteva continuare
con l'index librorum proibitorum, l'indice dei libri proibiti. Io mi sono chiesto sempre, continuo a chiedere alla Chiesa di Roma, come mai avete messo all'indice Husserl, avete messo all'indice Oscar Wilde, mai Mein Kampf di Adolf Hitler, e evidentemente vi faceva comodo. Sì. Vuoi fare l'ultimo? Per l'ultimo. No, veramente, quando andavo a scuola, a proposito della trasmissione del GR. Ma perché adesso non vieni più a scuola? Sì, quando facevamo le informazioni, quelle del filo di corrente, la legge di Ohm, poi ho fatto gli studi fattizi come vengono a fuori da ingegnere. Abbiamo visto che una linea elettrica, insomma, delle problematiche, della trasmissione, induzione, magnetismo, eccetera, eccetera. Confermo il fatto che il progetto di Tesla poteva essere una cosa veramente interessante. L'iPhone, che è il brevetto della Apple, che è l'antagonista di Bill Gates, no? Della Microsoft, ha inventato un brevetto che si carica l'energia elettrica attraverso il sistema Wi-Fi. Cioè si può ricaricare il telefonino, quindi il forno è gratis. Grazie dell'informazione.